Eccoci qui, buonasera cari amici, bentrovati. Pronto Telenova, oggi giovedì dedicata alla nostra salute. Qui con noi un nostro amico, grande esperto, il professor Fabrizio Pregliasco, virologo dell'Università degli Studi di Milano. Caro professore, bentrovato. Un piacere essere ancora una volta con voi. Allora, parleremo, lo avete già visto dal titolo, di infezioni e virus, anche virus di stagione in modo particolare, che stanno dando un certo fastidio a tutti noi, alla popolazione. Ma vogliamo iniziare, però vi voglio proporre la copertina dell'ultimo libro del professor Pregliasco, scritto insieme a Paola Arosio. Ebbene, si parla di superbatteri. Noi siamo stati sempre molto concentrati sulla questione Covid, ma ahimè, parallelamente esistono anche questi superbatteri che si sono rafforzati sempre più fino a diventare in alcuni casi quasi invincibili con gli antibiotici oggi a disposizione. Questo naturalmente è un grosso problema, è un problema che il professor Pregliasco tratta in questo libro ed è cosa da non sottovalutare, perché sempre più spesso sembra che gli antibiotici non siano più efficaci come una volta. È così, effettivamente. Noi abbiamo voluto scrivere, appunto, insieme a Paola Orosi, un'amica e giornalista scientifica, un libro divulgativo, quindi non è un testo scientifico per addetti ai lavori, ma Per far per capire. far capire. Ed è una serie di storie di persone che sono state colpite o di familiari di chi ha perso delle persone che hanno avuto infezioni da questi superbatteri, in particolare bimbi, e poi persone che invece hanno lottato e stanno lottando per ridurre quella che potrebbe essere, ed è stato detto anche a livello dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, la prossima pandemia, cioè l'impossibilità di poter contrastare la diffusione di batteri normali, batteri, quindi non evoluzioni o nuove, diciamo, specie, ma evoluzioni di batteri usuali che purtroppo acquisiscono questa capacità di schivare l'azione. Noi alla fine di questa storia mettiamo gli elementi, appunto, anche di, diciamo, di suggerimento, perché c'è una responsabilità istituzionale, c'è una responsabilità per quanto riguarda gli allevatori che nel passato hanno usato troppo in modo abbondante gli antibiotici solo per far crescere più velocemente meglio gli animali, a volte i medici che hanno la penna un po' pesante e poi noi pazienti, diciamo così, che a volte anche si sbaglia nel momento in cui l'antibiotico funziona, perché l'antibiotico funziona se è mirato, se il batterio è sensibile a questa molecola, la sintomatologia migliora subito e spesso le persone non seguono, per esempio, tutta la terapia nel tempo e nella posologia prescritta. Tutto questo facilita lo sviluppo di queste resistenze. Perché, ecco, dobbiamo immaginare come l'antibiotico sia come una specie di lama tagliente che però ogni volta che usiamo in qualche modo perde il filo, perde la capacità di E diventa distruggere usurata e un po'. diventa usurata. È nata ormai neanche tanto tempo fa l'era dell'antibiotico, proprio con la seconda guerra mondiale nei fatti, e c'è stato un uso eccessivo. Negli anni 50, mi fa specie, l'abbiamo un po' raccolto insieme a Paola questi elementi anche di notazione, negli Stati Uniti per una decina d'anni mettevano, diciamo, a bagno in soluzioni di antibiotico la carne per renderla più, come dire, gestibile nei tempi, perché l'antibiotico riduce, anche usato così male, però riduce la possibilità di degradazione batterica, che è la causa, insomma, della E carne, quindi dura di dell'alimento, più. che è dura di più, però mostruoso, oggi come oggi, questo uso, tra virgolette, a spreco. Forse abbiamo già una chiamata. Pronto? Buonasera. Buonasera, sono Mauro da Milano e saluto il dottor Pregliasco. Buonasera Mauro, prego. Buonasera. Niente, il dottor Pregliasco, volevo chiedere una cosa. Innanzitutto, a livello di Covid, come siamo messi a ospedalizzazioni? Perché purtroppo, allora, prima c'era il Covid e c'era il discorso, le visite rallentate, insomma, le solite cose sulla sanità. Adesso mi sembra che il Covid, insomma, non dico che è andato via del tutto, ma O non se ne parla più. ecco, però volevo sapere, appunto, dal dottor Pregliasco se ci sono ancora tante specializzazioni e se secondo lei, tra parentesi, il nostro governo quanti anni ci mette
a recuperare almeno per le liste d'attese. Io vedo il mio medico di famiglia, poveraccio, dico poveraccio, una brava persona, ma ne ha fin sopra i capelli, ha preso uno studio in quattro, ha messo una segretaria per sbaltire almeno il discorso delle ricette, ma Pregliasco, io sono a Milano, in zona di Novara, è una follia, io riesco a muovermi, ma un anziano cosa fa? Certo. Allora. Niente, mi dica lei Pregliasco, buonasera Carrera. Grazie Mauro, grazie, buonasera. Ma allora, il Covid c'è ancora, di sicuro fa meno paura, è oggettivo, però contavamo prima con Carrera che aveva andato a vedere i casi attualmente in Lombardia, ci sono 2 persone in terapia intensiva e 105 no? Negli altri reparti. Nei reparti con sintomatologia, e purtroppo ogni giorno in Italia muoiono ancora dai 20 ai 25 persone, anziani, fragili, non vaccinati o poco vaccinati, cioè che non hanno seguito quell'iter che purtroppo necessita richiami vaccinali. Quindi questo virus rimarrà in mezzo a noi e attendiamo, anche alla luce di quello che sta succedendo nel mondo, in Cina si sta vedendo un incremento nel numero di casi, vedremo onde di salita e di discesa. Siamo in una fase buona, ma dobbiamo prepararci, come temiamo, a un rialzo che non sarà più quello di una volta, perché noi per fortuna oggi bene o male siamo un po' preparati, ci siamo immunizzati, ma anche proprio perché abbiamo quella che noi chiamiamo immunità ibrida, ci siamo vaccinati, ci siamo infettati e ci siamo vaccinati, e quindi bene o male una risposta immunitaria, seppur incompleta, ce l'abbiamo. Però purtroppo questo virus continua a modificarsi e quindi schiva le difese immunitarie acquisite, quindi questo è un po' il problema. Il Covid, ed è un problema delle liste di attesa, ha in qualche modo reso più acuto questo problema, ma è costituzionale quello della mancanza, proprio alla luce anche dei medici di medicina generale che hanno un gran numero di pazienti anche superiore a quello che era previsto dai tetti precedenti, per come dire, tener conto tra le varie cose anche di questo aspetto. Io credo che il Covid ha messo in evidenza la fragilità di un sistema che in particolare in Lombardia non ha gestito al meglio il territorio, come si dice. Certo. Quindi il medico di famiglia, e l'ha citato il telespettatore, l'opportunità che non sia mai solo, ma che si organizzi in forma di poliambulatorio, e in quello che sono poi le case di comunità, gli ospedali di comunità, sono, diciamo, diventati elemento anche di contenuto del famoso piano nazionale di recupero e di resilienza, ma sono, come dire, un lavoro non facile che qui in Lombardia è stato trascurato negli anni rispetto anche ad alcune regioni limitrofe. Abbiamo un'altra chiamata, pronto? Buonasera. Pronto? Sì, buonasera. Buonasera. Mi chiamo Flavio, telefono dalla provincia di Sondrio. Prego Flavio. Complimenti sempre per le vostre trasmissioni. Grazie, grazie. Interessanti. Volevo chiedere al signor Pregliasco, al dottor Pregliasco, mi scusi. Secondo lui, sì, se la TBC, di cui non se ne parla, sì, molto spesso, vorrei sapere, se dovesse succedere un'epidemia di TBC, l'antibiotico ha fatto passi avanti o siamo rimasti abbastanza indietro? Allora, la TBC grazie, è rispondiamo. Una vecchia malattia ed è bene riparlarne, perché purtroppo rimane un po' sotto traccia, con molti casi che si in qualche modo acquisiscono anche e soprattutto in situazioni di vita un po' disagiata, quindi quando si vive in tanti, si vive in condizioni ambientali non adeguate, nei sottoscala, affollati, anche problemi igienici, con un'alimentazione non congrua, e ci sono comunque ancora in tutta Italia tantissimi casi, alcune migliaia di casi, e oggi abbiamo alcuni antibiotici, ma proprio come accennavo in termini generali all'inizio rispetto a questi superbatteri, anche molti ceppi del bacillo della tubercolosi stanno acquisendo una resistenza agli usuali farmaci antibiotici chemioterapici, quindi è una problematica che ci inquieta. Proprio perché in qualche modo
questi ceppi, questi batteri hanno, proprio perché è una malattia molto diffusa, è stata molto diffusa nel mondo, lo è ancora per certi versi, hanno acquisito questa capacità di resistenza. Per fortuna alcune, diciamo, vancomicine, alcuni antibiotici che sono per ora l'ultima spiaggia stanno tenendo, ma e la ricerca scientifica verso nuove molecole è proprio verso anche vecchie conoscenze che purtroppo cominciano a preoccuparci. Ecco, prendiamo un'altra telefonata. Pronto? Sì, buonasera, sono Roberto dalla provincia di Monza. Buonasera. Buonasera Roberto, prego. Senta, io guardi, lo dico subito, sono un antivaccino, non ho fatto nessun vaccino, non ho preso niente, sto benissimo. Mentre so che persone che hanno fatto la 15ª dose l'hanno preso 2 o 3 volte. Vorrei chiedere al dottore, suo ospite, come mai invece di parlare sempre di vaccino non sento mai i medici che parlano di effetti avversi come emorragie cerebrali, infarti, gente che è stata paralizzata. Sa, detto tra noi, preferisco che mi venga il Covid che non mi è venuto, forse perché si vede che il Covid quando mi vede si spaventa, e preferisco prendermi il Covid che un'emorragia cerebrale. Poi vorrei invitare anche certi telespettatori che continuano a telefonare parlando sempre di Covid. E andando avanti di questo passo, nel 2084 noi non ci saremo più, saremo ancora qui a parleremo di Covid. La saluto. Grazie. Veramente noi però abbiamo iniziato parlando di tutt'altro, cioè degli antibiotici. Del problema dei batteri che ci sono. Esatto. Ma insomma, per fortuna... Lui è stato fortunato, diciamo. Pur nelle sue, diciamo, conoscenze o opinioni totalmente sbagliate, è stato, se non altro, come dire, non aggressivo come alcune persone poi, no, che diventano divisive e certo, contrarie a tutto. Diciamo che gli è andata bene, è vero, il Covid nella gran parte dei casi determina forme banali di malattie, magari ha avuto l'infezione ma ha avuto la fortuna, come tanti, di superarla in modo assolutamente non rilevante. E dipende poi dall'età, da tante situazioni contingenti. Il dato statistico mondiale, quindi non solo italiano, è che c'è stato un eccesso di mortalità per tutti, ma soprattutto per i fragili, e il rapporto rischio-beneficio fra gli effetti avversi che ci sono della vaccinazione, che non sono però, come stava dicendo l'ascoltatore, così macroscopici e così evidenti e gravi, perché appunto in questo momento, cioè, ci sono stati dei casi ma assolutamente limitati e con effetti non rilevanti. È chiaro che in questo momento vengono tirati fuori come dire, episodi di morte improvvisa e raccontati sembrano essere la normalità, un'epidemia, invece no, un'epidemia rispetto al passato. Purtroppo da sempre delle persone giovani in buona salute muoiono di morte improvvisa. In questo momento si va a verificare o ritenere, oppure c'è questa evidenza di una vaccinazione che però non c'entra. Quindi l'approccio alla vaccinazione è sempre difficile, perché il farmaco, questo è un discorso più generale, il Covid lo ha messo in maggiore evidenza, quando noi abbiamo un mal di testa feroce non stiamo lì a guardare il bugiardino dell'antidolorifico, dove se lo leggessimo vedremmo effetti collaterali più pesanti, e poi visto che questi antidolorifici si usano in modo esagerato anche nella popolazione danno una serie di danni veramente pesanti, però lì abbiamo l'evidenza, il bisogno di assumere il farmaco, in più questo farmaco nella grandissima parte dei casi ci dà soddisfazione, quindi stiamo bene. Il vaccino, perdone, era solo per completare questa risposta, invece è un approccio appunto come quello del paziente, dell'ascoltatore, che dice ma la malattia forse non è grave e allora gli effetti avversi secondo me sono inaccettabili, in più sente sirene che raccontano esagerando e dando una percezione di maggior pericolosità del vaccino, e quindi si allontana da un qualcosa che è un'opportunità per tutti ed è utile non solo per sé ma per la comunità, perché lo si è visto.
Ecco, adesso abbiamo una breve pausa pubblicitaria, poi col professor Pregliasco parleremo anche di cosa ci attende dopo l'estate, quando ci sarà l'autunno o l'inverno, come dovremo prepararci, con quali precauzioni. A tra poco. Eccoci ancora in vostra compagnia, in compagnia del professor Pregliasco, virologo dell'Università degli Studi di Milano, al quale volevo chiedere, sempre diciamo in ottica Covid, a suo avviso cosa ci attende per il prossimo autunno-inverno? Cioè, dovremo ancora, diciamo che siamo già preparati, abbiamo fatto delle vaccinazioni, chi ha contratto la malattia, eccetera, però cosa sarà bene ipotizzare? Allora, anche per tranquillizzare l'ultimo ascoltatore un po' polemico, un po' anche soprattutto minimizzatore degli effetti di malattia che ci sono stati brutali nella fase acuta, ora oggettivamente ci preoccupano di meno, però come dicevamo 20 persone ogni giorno, anziani, fragili, con comorbilità, non vaccinati o vaccinati solo con le prime dosi, vengono a decedere, quindi è un dato che rispetto alle migliaia al giorno e di tutte le età è poco ma resta. Quindi diciamo che questo Covid si è aggiunto ai tanti motivi per cui ci si ammala e ci si può, insomma, avere complicanze. Questa malattia rimarrà ancora con noi e pensiamo con andamenti ondulanti, quindi un po' momenti come questo di discesa e possibile risalita. Di sicuro con minori effetti sul Servizio Sanitario Nazionale, oggi poi abbiamo anche migliori capacità di terapia, ci sono dei farmaci antivirali specifici, insomma ormai c'è esperienza nel gestire queste forme, le forme più pesanti, anche se la maggior parte appunto è di banale rilevanza, perché ci siamo fatti una carriera di infezioni, di vaccinazioni che sono servite insomma in qualche modo a garantirci una quota di persone più o meno coperte, quindi che riescono. Nel mondo però il virus circola e con nuove varianti, questo virus rimarrà in mezzo ai piedi proprio perché è molto camaleontico e cambia le sue caratteristiche e si adatta. Noi non lo riconosciamo più. E quindi in questo momento in Cina c'è una certa preoccupazione, loro, come tutti ricordano, hanno in qualche modo ritardato la diffusione del virus e quindi si trovano in un momento storico come il nostro di un anno e mezzo fa. E quindi diciamo che dovremo aspettarci, quello come dire, almeno come previsione, salvo che insomma le cose poi si modificano, perché la natura in qualche modo no, ci sfugge sempre nella capacità di predizione, con andamenti magari in un emisfero di crescita, in altri di riduzione. E quindi dovremo in qualche modo convivere con questo virus, ricordarci quegli elementi di buonsenso e di igiene personale che servono anche per tamponare e ridurre la diffusione di malattie anche a trasmissione fecorale, per esempio, certo. L'igiene personale, e poi quello che si sta organizzando a livello istituzionale internazionale, quello di proporre, senza più la stringenza dell'obbligatorietà, quegli elementi che hanno creato oggettivamente discussione, opinioni divisive, certo, favorevoli, contrari, ma di raccomandazione alla vaccinazione, che sarà offerta a tutti, ma sostanzialmente raccomandata a chi è più fragile, e sarà prevista quasi sicuramente una campagna vaccinale, diciamo, per l'influenza e per il Covid, perché è già stato così, io stesso negli anni scorsi ho fatto contemporaneamente in due braccia diverse i due vaccini, influenza e Covid, perché questi virus hanno come target le stesse persone, obiettivo la persona più anziana, la persona che ha una riduzione delle difese immunitarie, chi ha problemi respiratori e problemi cardiaci. Ecco, questo è un po' l'elemento di preparazione, perché questo virus appunto continua a un saliscendi continuo. Prendiamo un'altra chiamata. Pronto? Buonasera. Buonasera, dottor Carrera. Buonasera a lei, prego. Buonasera, dottor Pregliasco. Buonasera. Io le volevo fare, però in parte ha risposto adesso alla domanda che le volevo fare. Ma secondo lei noi italiani abbiamo imparato qualcosa dal Covid? Io ho paura che abbiamo imparato molto poco, perché tendiamo a metterci dietro le spalle le esperienze più negative. Ma questo potrebbe essere un boomerang, perché come diceva lei, probabilmente questa autunno, inverno, dovremmo fare magari conti di nuovo con qualcosa di, non dico di brutto, però potrebbe essere.
Quindi, secondo la sua opinione, sia di uomo di scienza, ma soprattutto di uomo di vita, noi siamo un popolo che impariamo da queste cose. Grazie dottor Pregliasco, tanti auguri, salve dottor. Grazie Carlo, Carlo, grazie, buona serata. Grazie, ma allora ne parlavamo proprio fuori onda con Carriolas. All'inizio ricordiamo tutti, no? Cantavamo dai balconi gli arcobaleni, saremo sì, tutti più buoni, tutti più bravi. Invece poi no, tutte le questioni anche del vita, lockdown, cioè, del vaccino Green Pass, delle questioni della sofferenza che abbiamo avuto, economica per molti, oggettivamente psicologica per molti, oltre che di sofferenza anche qui per molti, ora si tende un po' a minimizzare e a buttare dietro, e anche la comunicazione istituzionale per certi versi schiaccia, no, l'importanza di questa patologia. Ci sta, perché bisogna continuare a vivere e non si può vivere appunto sotto una campana di vetro o nascosti nella propria capanna, quindi ci si deve esporre. Però questo equilibrio tra il buonsenso e l'attenzione e il fatto del liberi tutti, oppure addirittura lo ha fatto prima anche un telespettatore, del non è vero che è successo chissà cosa per il Covid, è un elemento di negazione della realtà e soprattutto del futuro, rispetto anche a ciò che io spero qualcosa si sia imparato, almeno a livello istituzionale, riguardo alla capacità di sorveglianza, alla struttura di prevenzione che si sono un po' irrobustite, speriamo in modo sufficiente. Ecco, stiamo vivendo un momento, delle settimane, forse anche dei mesi, dove circolano virus e spesso si sente di persone che stanno male da un punto di vista gastrointestinale. Possiamo parlare che tipo di virus è che sta circolando in questo momento? È un classico di stagione, no? Ormai il Covid ha stravolto un po' le cose in modo anche triste, pesante, macroscopico, però noi tipicamente avevamo, quindi lasciando stare il Covid che ha spasticciato tutto, anzi che ha spostato negli anni e nel tempo un certo numero di infezioni, si sta evidenziando per esempio le problematiche di scarlattina, di legare a una concentrazione di contatti che i bimbi avrebbero in epoca normale acquisito, come dire, diciamo progressivamente, invece se lo stanno facendo tutti, perché sono rimasti meno esposti in quella fase dove mascherine, lockdown, igiene più stringente, quindi con effetti di questo genere. Però dicevo, tipicamente l'influenza col virus influenzale è nella stagione invernale, però prima di questa stagione e dopo, quindi nelle code iniziali, autunno e la coda finale della primavera, altri virus sempre a trasmissione respiratoria, sono enterovirus in particolare, hanno la meglio, hanno il momento il loro exploit, proprio facilitati dalle variazioni di temperatura e da quindi la minor capacità di protezione. In generale cosa bisogna fare quando si è vittime? Con buon senso di considerare gli aspetti della sintomatologia e gestirlo con l'automedicazione, io che dico sempre responsabile, cioè ci sono farmaci che hanno un'azione appunto di riduzione delle scariche, ma senza esagerare, perché bisogna seguire un po' l'andamento della malattia e consultare il medico se le cose non migliorano dopo di 2-3 giorni, che sono in generale poi il tempo per cui queste forme permangono. C'è una segnalazione per bimbi molto piccoli in Francia e in Inghilterra di alcuni di questi enterovirus che stanno un po', come dire, infastidendo più del solito, perché hanno acquisito una capacità di aggressività a livello intestinale, quindi con disidratazione molto stringente. Quindi è idratazione, farmaci che riducono appunto la peristalsi intestinale, cioè che riducono quella che è la scarica diarroica, ma senza esagerare e cercare per quanto possibile di seguire l'andamento della malattia. Ecco, siamo proprio in conclusione. Una nostra telespettatrice ci chiede, ti chiede,
come capire se la febbre è virale o batterica? Questo è la difficoltà. Questo la, è un dilemma. È il dilemma di sempre e quella che porta, lo dicevamo all'inizio della trasmissione, spesso all'uso incongruo dell'antibiotico e da qui anche l'importanza della vaccinazione anche per virus, influenza, Covid, che evitano sintomatologie che possono in una fase iniziale essere, come dire, scambiate per di origine batterica. La febbre è l'inizio, quindi bisogna aspettare l'evoluzione della sintomatologia e vedere se prende una strada o altra. Oggi c'è la possibilità di fare in ambulatorio, comunque anche in farmacia, la PCR, cioè la valutazione di un marcatore che è tipico della presenza dei batteri e quindi scegliere la possibilità, su prescrizione medica, non su automedicazione, dell'utilizzo degli antibiotici. Perfetto. In conclusione vorrei far vedere ancora la copertina per un attimo del libro della professora Pregliasco, scritto con Paola Arosio. Eccolo qua, i superbatteri, è davvero molto interessante perché ci racconta l'evoluzione di questi batteri e, ahimè, le difese rappresentate dagli antibiotici che in questo momento sono un po' in crisi. Speriamo nella ricerca, speriamo che arrivino nuovi antibiotici che ci possano proteggere. Ma una responsabilità di ognuno di noi di usarli in modo, come dire, attento, oculato, senza attento. Sprecarli. Certo. Grazie ancora a Fabrizio Pregliasco e naturalmente Pronto Telenova, sapete che domani è festa, torniamo lunedì. Adesso c'è la Chiesa nella città con Anna Maria Braccini. Buon proseguimento, buonasera.